un corteo che, considerando ovviamente che era un corteo focalizzato su una singola città, anche perché la stessa serata di ieri si è tenuta in altre 5 città, tra cui Lodi, Torino, Trieste e Siena, e se ne terranno altre 2 questa domenica, di cui una proprio a Bologna, che sarà molto importante e che saranno altrettanto dei nutriti gruppi di genitori che manifesteranno contro questo decreto legge. Abbiamo avuto la fortuna noi ieri sera a Brescia di avere anche tra noi il senatore Gaetti, Luigi Gaetti del Movimento 5 Stelle, il quale si è presentato ovviamente non in nome del proprio partito ma della sua persona, perché lui ha una posizione netta nei confronti dei vaccini, è un medico patologo e già ovviamente dato tutto il suo sostegno. La parola che si sentiva pronunciare con più frequenza era libertà. Sì, è la libertà di scelta che stanno chiedendo tutti i genitori di fronte a questo decreto legge che vorrebbe un po' imporre una polizia sanitaria, laddove io non vedo epidemie e non le vedo non solo perché sono un genitore cieco, non le vedo perché non ci sono. Vogliono farci credere, ovviamente sfruttando una mediaticità che c'è attraverso le televisioni, attraverso i giornali, di epidemie del morbillo oggi, epidemie della meningite prima. Fa sorridere che proprio i 2 vaccini della meningite, quello del meningococco B e C, saranno quelli che saranno tolti da questo decreto legge, che dalle 12 vaccinazioni passerà alle 10 vaccinazioni, come ci ha proprio spiegato il senatore Gaetti, in quanto è emerso durante una seduta del Senato proprio di ieri pomeriggio che la riscrittura da parte della commissione dell'articolo 1 appunto prevederà questo, cioè una sorta di regalo nei confronti dei genitori anche un po' dubbiosi di ridurre queste 2 vaccinazioni, quando proprio quello del meningo C era la precedente fantomatica epidemia che si era poi sviluppata in Toscana con un piccolo focolaio, un focolaio che peraltro dimostrò che non serve la vaccinazione di massa se si vuole andare a fare una cura su un focolaio come quello della Toscana, dove lì comunque ci sono anche altre situazioni, altre valutazioni da fare. Io ovviamente non sono un biologo, non sono un medico e quindi non ho le competenze per dover giudicare questo. Però il fatto che anche la notizia di ieri del NAS di Parma, che sono andati proprio in un laboratorio dove sono state fatte delle analisi proprio per valutare di persona quello che un noto biologo analisi che ha fatto lui, dove emergono comunque ancora delle nanoparticelle all'interno dei vaccini che stanno causando dei problemi. Ma più che la nanoparticella in sé, è proprio il vaccino che sta causando dei problemi. Il vaccino dell'MPR, ad esempio, morbillo parotite rosolia, sta causando moltissimi problemi con tantissime segnalazioni di reazioni avverse che sono state anche registrate dall'AIFA.